El-Sharawi e Matic recuperano due volte i gol granata di Candreva e Dia. La Champions League attraverso il quarto posto resta molto complicata. All'83 ci pensa Matic a salvare Mourinho dalla sconfitta, anche se continua la mancanza di vittorie in campionato. Il rigore inflitto alla Juventus tiene aperta porta al quarto posto, anche se l'occasione più ghiotta per la qualificazione alla prossima Champions resta finale di Budapest contro il Siviglia. La partita Mourinho opta per un ampio turnover riportando Bove sulla linea difensiva, scegliendo come riferimento offensivo la coppia di centrocampo Tahirović-Camara e Belotti. Nemmeno in panchina Dybala, che punta ad essere al 100 per la finale di Europa League. Il grande equilibrio dei primi minuti viene rotto al 12 da un'invenzione di Koulibaly, tiro preciso per Candreva, che taglia fuori un ingenuo El-Sharawi e inventa un tocco magico alle spalle di Rui Patricio. I giallorossi provano a reagire, ma senza riuscire a creare azioni davvero pericolose, anzi continuando a risentire dei movimenti e dell'imprevedibilità di Dia Candreva tra le linee. Il primo squillo dei padroni casa arriva dopo mezz'ora e porta la firma di El-Sharawi, che riceve un bel pallone da Bove sul limite, ma calcia al lato destro. Nel finale frazione i ritmi calano molto, ma nel secondo dei tre minuti di recupero, su calcio piazzato, la Roma agguanta il pareggio, segna Ibanez, ma Colombo annulla dopo una revisione in campo per un fallo doppio tocco Belotti prima del tiro in porta del brasiliano. 1 di 17 slideshow ingrandisci zoom 1 di 17 0 slideshow ingrandisci zoom. Il portoghese rivoluziona la squadra in avvio di ripresa, inserendosi. Bastano due minuti perché il capitano diventi protagonista. La sua punizione dalla distanza non è perfettamente bloccata da Ochoa. L'atteggiamento giallorosso è nettamente più propositivo rispetto al primo tempo, ma al 54 arriva la pioggia gelata. Candreva tifoso per Piantek, che con un fortunato rimpallo trova, bravo. Al 67 Mourinho prova a giocarsi la sua carta, schierato con Belotti al posto di un anonimo Wijnaldum. Quello che però fa urlare l'Olimpico è che immischia su sviluppi d'angolo, trova la zampata buona per il 22 a pochi minuti dal 90. I padroni casa provano a buttare il cuore oltre l'ostacolo e si lanciano all'assalto finale, in un momento di tensione tra Zaleski e Dia, ma nonostante i 7 recupero il risultato non cambia. Pagelle Solbakken 4,5 smarrito, confuso e impreciso. Nel primo tempo di grande sofferenza per tutto il giallorosso, è di gran lunga il più in difficoltà. El-Sharawi 6,5 Candreva perde, con la complicità di Ibanez, nello 0-1, ma si riscatta guidando la sua controffensiva e trovando il gol giusto per L11. Wijnaldum 5 come Solbakken, anche lui fatica a trovare la posizione ideale in campo e a fornire un supporto adeguato alla manovra offensiva. Candreva 7, un gol che da solo vale prezzo del biglietto, poi il lancio illuminante che regala gol del 12 alla Protagon.